Oggi parliamo di politica con Simone Longhini, segretario da qualche settimana provinciale di Forza Italia, un partito in cerca di rilancio, e partiamo da uno slogan che aveva lanciato il suo predecessore, il commissario Pietro Zappamiglio. Poi dopo arriveremo a commentare anche l'addio di Zappamiglio con Simone Longhini. Una tessera ogni 1.000 abitanti, a che punto è la campagna di tesseramento, Longhini? Partiamo da qua per capire lo stato di salute di un partito che è in cerca di rilancio. L'abbiamo superato questo risultato perché ad oggi siamo circa 1.000 iscritti nel 2023, quindi l'ultimo tesseramento concluso, quindi superando, diciamo, l'iscritto per ogni 1.000 abitanti. Ma siamo già partiti con il tesseramento 2024 e abbiamo registrato con molto piacere, come fra le prime adesioni, due adesioni importanti di due sindaci: il sindaco di Uboldo Luigi Credici e il sindaco di Barasso Lorenzo Di Renzo, che hanno appunto voluto aderire a Forza Italia. Quindi insomma possiamo dire che la ferita, prima abbiamo detto addirittura il trauma Zappamiglio, è stato superato, è stato ricucito lo strappo. La politica è fatta anche di scelte personali che io ovviamente rispetto, ma noi siamo già concentrati sui prossimi appuntamenti elettorali molto importanti, le europee e le amministrative in 77 comuni, dove avremo nostri candidati sindaco e candidati ai consigli comunali di tutta la provincia. Per quanto riguarda poi il tesseramento, avremo in programma già questo fine settimana, il 6 e 7 aprile, gazebo in ben 10 città della provincia, quindi i centri principali, anche i centri, diciamo, di media dimensione, vedranno presente il gazebo di Forza Italia per spiegare le nostre proposte politiche, per raccogliere nuove adesioni per il 2024. Ecco, Longhini, quali saranno i sindaci che indosseranno, chiamo così, la maglia azzurra di Fratelli d'Italia da candidati? Ne abbiamo oltre una dozzina nei comuni più importanti, penso ad esempio a Cardano al Campo, che è il comune più importante che va alle elezioni come diciamo turno unico, ma anche in altri, Con Iametti, con giusto? Giacomo Iametti candidato sindaco, ma anche in altri comuni di media dimensione, dove avremo persone di riferimento per il nostro partito che punteranno a confermare dove già sono sindaci uscenti, oppure a rilanciare un'azione di buon governo del centrodestra a livello Ecco, territoriale. diciamo che avete perso il sindaco di Gorla Maggiore senza andare neanche alle urne per un cambio di casacca, ma alla fine delle amministrative di giugno, se tutto va come nelle intenzioni, la pattuglia dei sindaci di Forza Italia in provincia di Varese si rimpolpa non di poco, insomma, per essere il terzo partito della coalizione, anzi magari non lo sarà più dopo, dopo questo giro amministrativo Longhini. Quindi potreste eleggere tra i cinque sindaci, giusto? Marnate, Olgiate. L'obiettivo chiaramente è incrementare la nostra pattuglia di amministratori locali, ma che già oggi è molto consistente e anche molto di qualità nei vari comuni della provincia, nelle varie zone. Poi ovviamente c'è anche l'obiettivo di fare un buon risultato alle elezioni europee. Il nostro segretario nazionale Antonio Tajani ha messo l'obiettivo al 10%, quindi raggiungere la doppia cifra, e credo che avremo tutte le caratteristiche e le possibilità per farlo, andando ad occupare quello spazio politico molto ampio che c'è fra la Meloni e la Schlein. Ecco, le amministrative ci siamo soffermati un attimo sul colore della casacca dei candidati perché, lo sappiamo bene, sono importanti poi in ottica provinciale, dove ancora le elezioni di secondo livello e dove contano i voti ponderati. Forza Italia negli ultimi mesi non ha avuto una posizione chiara rispetto all'altro, a tutto lo schieramento del centrodestra a Villa Recalcati. Insomma, un po' in maggioranza, si strizza l'occhio a Magrini, si fa un po' di opposizione. Qual è oggi la vostra posizione? Noi coerentemente e con lealtà nei confronti del centrodestra non abbiamo avuto deleghe nel mandato Magrini, perché abbiamo sempre detto che avremmo valutato volta per volta i provvedimenti, se nell'interesse del territorio, nell'interesse dei sindaci e delle amministrazioni locali, li avremmo votati e sostenuti, altrimenti no. Questa linea l'abbiamo sempre tenuta. Chiaramente la provincia è un ente diverso dal punto di vista politico rispetto ai comuni, perché con la riforma Delrio ci sono state modifiche, diciamo, molto significative, anzi auspichiamo una riforma delle province in un'ottica di maggiore partecipazione popolare e di ritorno alle competenze e alle funzioni che aveva prima. Quindi bisogna ragionare in modo diverso nell'interesse del territorio. Questo è quello che faremo, ovviamente, in collaborazione con i nostri alleati. Torniamo a parlare di elezioni europee. Ieri Olgiate Olona
si è tenuta una cena elettorale con Salini, che è uno dei candidati di punta di Forza Italia ed è anche eurodeputato uscente. Un centinaio di militanti, ritrovato entusiasmo, ma credo che la notizia sia la presenza di Raffaele Cattaneo e l'accordo che a quanto pare è stato sottoscritto, quindi Cattaneo con Noi Moderati sosterrà Salini alla corsa, è così? Si sta lavorando a livello nazionale per un accordo fra Forza Italia e Noi Moderati, ma perché? Perché vogliamo riproporre in Italia quello che è il Partito Popolare Europeo in Europa, quindi una grande forza di centro, moderata, cattolica, europeista, atlantista e riformista che possa davvero riunire tutti i moderati e ovviamente siamo aperti alla collaborazione con tutte le forze che si riconoscono nei valori del Partito Popolare Europeo. Però c'è anche Marco Reguzzoni, un bustocco, ex leghista, ex presidente della provincia, molto conosciuto, che ha deciso, anzi non ancora, che comunque ha fatto capire in maniera pressante, pesante, anche la presenza di Longhini, ma anche di Taldone, negli appuntamenti, diciamo così, non elettorali, ma di presentazione del libro di Marco Reguzzoni, ci siete sempre stati. Cioè, quindi il vostro cuore, l'abbiamo capito, batte per Marco Reguzzoni, perché quello che ha appena detto sulle stesse parole che diceva l'ex leghista. Avremo una lista per le europee molto competitiva, di persone di grandissime qualità e ovviamente da segretario provinciale del partito a livello personale mi farebbe molto piacere se Marco Reguzzoni ufficializzasse la sua candidatura, perché è una persona che ha dimostrato uno strettissimo legame con il nostro territorio come presidente della provincia, nei ruoli istituzionali che ha ricoperto, come presidente anche di una realtà importante del territorio come Volandia e recentemente come presidente dell'Associazione dei Repubblicani, che ricordo è nata da un'idea di Silvio Berlusconi. Quindi si inserirebbe perfettamente nel filone, nei valori del Partito Popolare Europeo e di Forza Italia. Grazie Simone Longhini e ai nostri telespettatori diamo appuntamento al prossimo puntata di approfondimento con Malpensa 24 TV.